La quarta di eccellenza propone una di quelle partite da chiudere prima i negozi, staccare il cellulare e procrastinare tutti gli impegni al giorno dopo, perché al Grondona di Ponte Decimo la Rivarolese di Fresia ospita al finale di Caverzan Ponentini, primi a punteggio pieno e candidati numero uno al pronto ritorno in Serie D a Voltoi, che sconfitta con la Caresa a parte hanno una media da primi posti con 2 vittorie su 3, entrambe però lontane dal proprio pubblico. Non c'è Sighieri, 3 padroni di casa, ospiti che più che una squadra sembrano una rappresentativa con Porta, Scalia, Ferrara, Vittoria e Capra che è il primo a farsi notare con questa conclusione da fuori che termina lato. È il decimo e la fase di studio è ufficialmente finita, perché un minuto dopo la Riva risponde con Mura che anticipa Porta di testa senza però inquadrare lo specchio. I locali prendono coraggio e cominciano a creare. Minuto 18, Romei trova lo spazio per il tiro, ne esce un cross che però è troppo lungo per Mura. Romei e Mura sono loro i più pericolosi al 25esimo. Il primo sfonda in aria, il secondo calcia incredibilmente alto quello che è una sorta di rigore in movimento. C'è ancora una conclusione di De Pertis e che Porta si ritrova tra le braccia prima di poter dire che la Rivarolese si aggiudica i punti la prima frazione, anzi il primo round. I frutti del primo tempo l'11 di Fresa li raccoglie nel secondo, perché al primo calcio d'angolo Mura prende l'ascensore, pigia il bottone dell'1-0 e gli avvoltoi vanno sopra. E se la Riva non ha ancora vinto in casa, l'ex Fado ha segnato solo tra le mura amiche, secondo centro e secondo gol al Grondona. Lo svantaggio stordisce il finale, un avvoltoio quando sente l'odore del sangue e prepara l'affondo, affondo che arriva al 17esimo quando Romei era pace sulla sponda aerea di Napello. La Riva va sul 2-0 e prende metaforicamente in mano le redini della partita. Al 26esimo le prende anche di fatto, perché Ungaro si inventa un eurogol dei 30 metri, un'opera d'arte che come tante rimane incompiuta nelle nostre riprese. E non sarà questo il solo motivo, il finale infatti perviene solo a 9 dal termine con il numero fantascientifico di Sansoni, che non è finalizzato da vittoria. Allora per la Riva trova la gloria anche Filippi che però nel finale si fa male e chiede il cambio che arriva, ma è il sesto. E allora una roboante e meritata vittoria sul campo della Rivarolese. Adesso passa su Biudice.